E parto da qua, alla fine della lezione scorsa, vi ho fatto vedere la caratteristica corrente tensione. In realtà mi ero dimenticato un coefficiente qua, denominatore. Dunque, c'è un coefficiente eta che si chiama fattore di idealità ed è un numero compreso tra 1 e 2. Dipende un po' dal materiale, un po' dalla corrente, anche dal livello di corrente, insomma, tipicamente un numero compreso tra 1 e 2. A volte non si inserisce, si approssima con 1, quindi non compare nell'espressione, alle volte invece si inserisce, ecco, però era quello il momento di farvelo vedere. Va bene. Dunque. Vediamo che cosa si può fare con un diodo di aggiunzione PN. Va bene, quindi a che cosa serve? Un diodo aggiunzione. Allora, la caratteristica noi l'abbiamo scritta, in realtà spesso si può approssimare un po' per diverse applicazioni. Come è fatta la caratteristica? Scriviamola un attimo qua. I uguale a IS e abbiamo detto per E elevato alla QV su KT eta KT meno 1. Va bene? Quindi se io scrivo su questi due assi, V e I, cosa avrò? Che quando V è uguale a 0, I è uguale a 0, quindi si passa da qua. Quando V tende a meno infinito, l'esponenziale tende a 0, quindi I tende a meno IS, quindi ecco, immaginiamo che questo sia meno IS. Quando invece V è positivo, beh, comanda l'esponenziale, quindi in realtà l'espressione di questo tipo. Qui si passa da 0 e poi si va su con un esponenziale. Diciamo quando l'esponenziale diventa abbastanza grande, termine 1 a sottrarre è trascurabile. Quando la stessa cosa si rappresenta su una curva più su una scala più grande, lo faccio vedere qua, che cosa si fa di solito? Beh, in pratica avviene che il termine meno i con s diventa praticamente indistinguibile da zero, e poi a un certo punto qua comincia la cosa a salire in modo molto brusco. Quindi uno su una scala abbastanza grande può approssimare la caratteristica l'ho già definita come parola, no? È diciamo, l'espressione della corrente in funzione della tensione. Sia che sia un'espressione analitica, sia grafica, la scrive in questo modo, in pratica, vedete, la rappresenta in modo abbastanza più accurato come una spezzata, quindi definisce una tensione V gamma e poi approssima con una retta questo tratto. Bene, quindi in pratica finisce per scrivere un'espressione di questo tipo. Se V è minore di V gamma, I è uguale a 0, oppure se V è maggiore di V gamma, si può scrivere I uguale a V meno V gamma fratto
fratto una certa resistenza RD, che è praticamente l'inverso del coefficiente di questa retta. Quindi questa è la spezzata che approssima la caratteristica del diodo. Questa spezzata si chiama modello linearizzato per i grandi segnali. Quindi vedete, la caratteristica importante del diodo è il fatto che la corrente passa praticamente soltanto in una direzione. Quando se io V gamma posso più o meno considerarlo una quantità piccola, ma per un diodo in silicio, diciamo per segnali non troppo grandi, questo V gamma nel silicio, V gamma è circa 0,6-0,7 volt. Beh, a questo punto posso dire con un po' di approssimazione, quando V è positivo la corrente passa, quando V è negativo la corrente non passa. Okay? Quindi il diodo si sfrutta perché fa passare una corrente, in sostanza grande a piacere, in una direzione e poi nulla nell'altra direzione. Accentua ancora questo tipo di descrizione se si usa quello che si chiama modello ideale del diodo. Modello ideale è la curva che vi ho fatto vedere prima, ancora più idealizzata. Quindi se devo rappresentare I in funzione di V, nel modello ideale io in pratica ho una cosa del genere. Vuol dire in pratica, rispetto all'espressione di prima, vuol dire considerare V gamma uguale a 0 e RD uguale a 0, no? Approssimare con 0 tutte e due. In pratica quindi la caratteristica diventa una cosa che si può scrivere come per V minore di 0 I è uguale a 0 e poi per V e poi quando V quando I è maggiore di 0 V è uguale a 0. Quindi questo è il comportamento di un interruttore aperto, questo è il comportamento di un interruttore chiuso, tensione nulla. Quindi in una direzione si comporta l'interruttore chiuso, in una direzione si comporta, cioè per una direzione della corrente si comporta da interruttore chiuso da cortocircuito, per l'altra direzione della corrente si comporta da circuito aperto. Allora, ragioniamo un attimo su questo tipo di descrizione, che è più semplice da trattare, quindi consente di comprendere più facilmente. Immaginiamo di voler raddrizzare un'onda sinusoidale, cioè prendere soltanto la parte positiva di un'onda sinusoidale. Chiamiamo raddrizzatore. Piuttosto semplice da fare, perché io devo prendere un circuito fatto così, un generatore d'onda sinusoidale, un diodo e un carico. Risolve questo circuito? Si risolve sapendo che abbiamo a che fare con un dispositivo, il diodo, che appunto ha una caratteristica non lineare. Questa, per essere precisi, è lineare a tratti, ma lineare a tratti vuol dire appunto non lineare. Allora, scrivo l'equazione alla maglia. L'equazione alla maglia dice Vs uguale a V più R per I. Quindi ho qua un'equazione in cui ho due incognite, V e I.
E poi ho questa caratteristica che mi mette in relazione le altre due incognite. Quindi posso scrivere una equazione con due equazioni e due incognite. Di fatto, se prendo la curva di prima, posso risolvere questa equazione graficamente. Immaginiamo che Vs sia del tipo V0 per seno di omega t. Allora, cosa faccio? Beh, innanzitutto la caratteristica del diodo che mette in relazione I e V, prendo quella ideale. E poi ho un'altra relazione tra I e V che è questa espressione che ho scritto, Vs uguale V più R per I. Questa espressione su questo piano è una retta. Ok? Proviamola a rappresentare in blu. Vediamo l'intercetto con i due assi. Quando V è uguale a 0, I è uguale a Vs su R. Immaginiamo che questo sia Vs su R. Quando I è uguale a 0, V è uguale a Vs. Quindi se Vs è questa quantità, la retta è questa. La pendenza della retta è esattamente meno 1 su R. Quindi vedete che cosa succede? Nel tempo la retta si sposta perché Vs è uguale a V0 per seno di omega t. Cosa succede? Quando Vs, cosa fa? All'istante 0 Vs è uguale a 0. Seguitemi un attimo, guarda, faccio il pallino. All'istante 0 Vs è uguale a 0. Poi Vs sale e quindi la retta si sposta, l'intercetta si sposta, la retta si sposta in questa direzione. Giusta? No, così. Si sposta in questa direzione, no? Quando Vs sale, la pendenza della retta rimane uguale, però aumenta l'intercetta. Quindi il punto di la soluzione del sistema, che è il punto in cui le due curve si intercettano, si sposta verso l'alto. Quindi quando Vs sale, I aumenta in questo modo, e quindi finché Vs è positivo, la soluzione è I uguale a Vs su R. Quindi scriviamolo. Se Vs è maggiore di 0, la soluzione è I uguale a Vs su R. Quando invece Vs è minore di 0, no, si vede bene, la soluzione è I uguale a 0. Che la retta intercetta la curva rossa in I uguale a 0. Quindi se Vs è minore di 0, la soluzione è I uguale a 0. L'attenzione ai capi della resistenza R, che la chiamiamo V, è uguale a Vs meno V, quindi in questo caso V è uguale a Vs, in questo caso V è uguale a 0. Ok? Perché quando I è uguale a Vs su R, V è uguale a 0, quindi Vs meno V fa Vs. Quando invece I è uguale a 0, V, che è la caduta su R, fa 0. Ok? D'accordo, questo è un raddrizzatore ideale, fatto col diodo in caratteristica ideale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se, per esempio, rappresentiamo la sinusoide, se Vs nel tempo ha un andamento sinusoidale, questo sia Vs, questo sia il tempo, vediamo di fare l'andamento sinusoidale, faccio verde, eccetera, eccetera. Allora,
Abbiamo detto, tracciamo con pennarello rosso V, quando Vs è uguale a 0, V è uguale a Vs, quindi è fatto così. Quando Vs è minore di 0, V è uguale a 0, quindi è fatto così. Questa, dal punto di vista analitico, come possiamo scriverla questa cosa? V è uguale a Vs quando, quando Vs è positivo, è uguale a 0, altrimenti prende soltanto la parte positiva di Vs. Questo tipo di funzione si chiama raddrizzatore a singola semionda. Scriviamo qui così. Quindi una delle funzioni principali, in realtà questo è un esempio giusto per capire un attimo, però in pratica è una delle funzioni principali del diodo. Il diodo si usa per, come si dice, raddrizzare la corrente. Che cosa vuol dire raddrizzare? Vuol dire far uscire, estrarre una componente continua da un segnale alternato. Quindi ho un segnale alternato in ingresso, che è la Vs, che ha media nulla, e la V invece ha una media non nulla, quindi in questo senso ho raddrizzato il segnale, ho fatto venire fuori una continua dove non c'era. Ok, chiaramente, ora io ho fatto vedere, ho ricavato l'espressione nel caso di caratteristica ideale, però niente vieta di fare la stessa cosa in caso di caratteristica non ideale, giusto per così, perché si capisca che è soltanto un caso particolare. Se volevo mettere la caratteristica del diodo completa, se avessi voluto mettere la caratteristica del diodo completa, avrei fatto una cosa del genere. Questa è la caratteristica del diodo e poi avrei messo, come ho fatto prima, la retta di carico. Quindi di nuovo la retta di carico si sposta al variare qui, passa da Vs e a pendenza meno 1 su R, quindi si sposta quando vario Vs e cambia l'intercetta, da cui posso ricavare istante per istante la corrente e così via. Ma chiaramente la situazione viene leggermente diversa da questa, ma poi la vediamo insieme. Proviamo a fare un esercizio un pochino più nel dettaglio. Questo lo insomma, ci tengo a rappresentarlo perché è piuttosto generale, si riferisce a un circuito molto banale, che è questo qua, però è un po' diverso dai soliti circuiti che avete visto elettrotecnica, nel senso che c'è un componente non lineare. Allora, come ci si comporta con un componente non lineare? Non si può scrivere direttamente le equazioni di un sistema lineare e poi risolverlo, perché non è questo il caso. Allora, innanzitutto proviamo a scriverlo. Come si fa? Prendiamo una maglia semplice, vedete che cosa succede? Semplicemente io scrivo l'equazione alla maglia e però devo anche scrivere un'equazione che leghi le grandezze e capi del dispositivo non lineare, perché non ho semplicemente un coefficiente di proporzionalità tra le grandezze e capi del diodo, come ho per esempio su una resistenza, ok? Resistenza, so V per I, V uguale a R per I, includo direttamente nell'equazione alla maglia. In questo caso io devo scrivere tutte e due le espressioni, cioè devo scrivere questa equazione, che è l'equazione alla maglia, e poi devo scrivere la caratteristica del diodo, cioè la relazione tra I e V. Okay? Ho bisogno di una relazione esterna, cioè l'equazione alla maglia, e di una relazione interna tra le correnti e tensioni nel dispositivo. Poi faccio il sistema tra le due, chiaramente è un sistema non lineare, quindi non ho nessuna garanzia che esista una soluzione e nemmeno che sia unica, d'accordo? Ora, nella pratica, siccome è un sistema fisico, io lo monto e lo vedo, no? Quindi una soluzione fisicamente c'è, ok? Quindi anche se matematicamente non ho nessuna certezza che per un sistema non lineare in generale esista una soluzione,
per un sistema non lineare che si riferisce a un sistema fisico costruibile, una soluzione c'è, d'accordo? Però non c'è nessuna garanzia che la soluzione sia unica, okay? Né ho una procedura automatica per calcolarla, ok? La stessa cosa si apprezza abbastanza bene se si vede graficamente. Graficamente ho un sistema, quindi posso rappresentare graficamente ciascuna espressione come una curva, e la soluzione del sistema è l'intersezione delle due curve, okay? Ed è quello che abbiamo fatto prima, quello che ho fatto ora. Questa qua è la curva, in particolare una retta determinata dall'equazione alla maglia, dalla relazione esterna. Questa si chiama retta di carico quando è una retta, curva di carico quando è una curva, ed è determinata dalla relazione esterna al dispositivo. Questa la scrivo così, determinata dal circuito esterno al dispositivo. Ora noi, in realtà siamo abituati a pensare il circuito come una cosa fisica, no? Cioè, però sapete benissimo, il circuito non è nient'altro che una rappresentazione grafica di un'equazione o di un sistema di equazioni. Elettrotecnica lampante, poi alla fine c'è una relazione 1-1 tra il circuito e un sistema lineare. Quindi, il fatto di pensare al circuito come una cosa fisica è veramente una costruzione intellettuale, perché poi di fatto il circuito non è nient'altro che un sistema di equazioni scritto con un altro alfabeto, no? Scritto con un grafico. Quindi dire retta di carico o dire equazione alla maglia o relazione esterna al dispositivo oppure circuito esterno al dispositivo sono assolutamente sinonimi, perché cambia solo il tipo di rappresentazione, ma di fatto stiamo parlando della stessa cosa. L'altra curva, l'altra equazione, è invece quella rappresentata in rosso ed è la relazione interna al dispositivo, cioè la caratteristica. Quindi la soluzione è l'intersezione tra la curva di carico e la caratteristica. Graficamente si vede che la soluzione c'è, in questo caso si vede anche che è unica, insomma, in generale non c'è nessuna garanzia sull'unicità. Allora, apriamo adesso un ragionamento un pochino più generale, che viene bene fare in questo caso perché è tutto molto semplice. Vedete, fortunatamente non ci sono equazioni complicate adesso, però è un concetto di base che si può estendere. Come si risolve un sistema di questo tipo? Come io devo trovare questa soluzione, ok? Dunque, voi dovete sapere che ovviamente, contrariamente ai sistemi lineari, non c'è un metodo più o meno automatico. Ci sono tanti metodi numerici per ottenere la soluzione, ciascuno abbastanza buono, insomma, di solito se uno lo svolge con un programma di calcolo, nel programma di calcolo è implementato un algoritmo per trovare la soluzione, okay? Quindi uno non ci deve pensare. Può essere comodo però cercare di avere un metodo per risolvere il sistema più o meno lavorando a mano. Perché? Perché insomma spesso aiuta a capire un po' meglio come funziona il dispositivo. Chiaramente va bene anche se è un metodo approssimato, e sarà approssimato, però mi porta vicino alla soluzione giusta, mi consente di ragionare di più sul sistema, perché posso cercare di vedere quali sono le dipendenze funzionali, no, del comportamento del circuito da vari parametri, senza dover fare ogni volta una simulazione. Okay, io capisco molto di più se ho un metodo più o meno analitico. E mi va bene anche, come dicevo, mi va bene anche se è approssimato. Allora, quello che si fa di solito è questa cosa: si approssima la caratteristica non lineare con una curva lineare a tratti, ok? Come abbiamo fatto prima. Perché come una curva lineare a tratti? Perché nel tratto in cui se prendo un tratto solo della curva lineare a tratti, in quel tratto ovviamente il dispositivo ha una caratteristica lineare. E quindi se la soluzione è
intorno e nella zona in cui il dispositivo ha quella caratteristica lineare, io posso andare a trovarla con la soluzione di un sistema lineare. Quindi chiaramente in modo praticamente automatico, come si fa elettrotecnica. Quindi l'approccio standard è proprio questo, io prendo, trasformo la caratteristica in una spezzata, devo sapere più o meno dove, in quale tratto della spezzata mi aspetto di trovare la soluzione, se lo so, oppure faccio un'ipotesi, approssimo la caratteristica col valore della retta che c'è in quella zona e poi uso il metodo di soluzione di un sistema lineare. E poi a posteriori vado a controllare se effettivamente la soluzione era nel tratto in cui ho usato l'approssimazione lineare. Ok? Quindi è un ragionamento un pochino più complicato perché devo andare a fare un'ipotesi, sulla base di quell'ipotesi risolvere il sistema lineare e poi a posteriori vedere se l'ipotesi è verificata. Se l'ipotesi è verificata, tutto bene, se l'ipotesi non è verificata, cambio ipotesi e riprovo da capo. Facciamo questo caso qua, giusto per fissare le idee. Allora, prendiamo prima la caratteristica linearizzata che vi ho fatto vedere prima, quella in cui ho questo andamento, ho approssimato la caratteristica con una spezzata a due rami, questo è V, dico che questo si chiama V e questo lo chiamo 1 su R, la pendenza di questa retta è 1 su RD, quindi in pratica ho due rami, diciamo ramo 1 e ramo 2, il primo ramo corrisponde a V minore di V gamma e l'equazione linearizzata nel primo ramo è I uguale 0, va bene? Nel secondo ramo V maggiore di V gamma, minore uguale, maggiore uguale, tanto sono attaccati i due, e I è uguale a V meno V gamma fratto RD. Quindi altra espressione lineare. Allora, ricapitolando, io prima devo ipotizzare, sono nel ramo 1 o sono nel ramo 2? Decido in che ramo sono, una volta che ho deciso in che ramo sono, risolvo il sistema lineare per quel ramo e poi vado a verificare se la soluzione cade in quel ramo. Tenete presente che l'equazione linearizzata si può anche descrivere in modo circuitale, quindi io ho un circuito equivalente nel ramo 1 che è I uguale 0, che vuol dire un circuito aperto al posto del diodo, no, questo è il diodo, mettiamolo così. Nel ramo 1 è un circuito aperto, che è un elemento lineare ovviamente. Nel ramo 2 invece cosa devo fare? Devo fare una cosa del genere. Devo approssimarlo in questo modo. Vedete? I uguale V meno V gamma fratto RD è questo circuito. Che anche in questo circuito I è uguale a V meno V gamma diviso RD. Cioè, quindi queste due cose, ma questo lo ribadisco, l'ho già detto prima, un circuito è un'equazione e viceversa. Quindi espressione grafica, espressione, come dire, analitica. Allora, quindi, ricapitolando il passo delle ipotesi e delle verifiche, prima ipotesi, faccio l'ipotesi su quale, dunque, ipotesi, in quale tratto lineare si trova la soluzione. Del sistema
Una volta che ho fatto l'ipotesi, risolvo il sistema lineare. E poi verifico che la soluzione soddisfi l'ipotesi. Ok? Se la verifica, tutto a posto, se non la verifica, faccio un'altra ipotesi. Oh, in questo caso è banale, no? Ci sono due scelte soltanto, però immaginate un circuito complicato dove ci sono tanti dispositivi. E quindi per ciascun dispositivo devo decidere prima dove più o meno dov'è la soluzione, no? Posso benissimo andare avanti all'infinito a fare ipotesi e a verificare che non sono soddisfatte. E il discorso è chiaro che questo è un ragionamento di principio, poi in pratica la cosa è gestibile se io più o meno sono in grado di fare delle ipotesi, insomma, più o meno giuste, ok? Altrimenti poi si fa presto a non poterlo applicare. Però è un procedimento rigoroso, ok? Non c'è niente di approssimato nel procedimento, l'unica approssimazione sta nel fatto di aver scelto una spezzata per approssimare una caratteristica che in realtà è una curva non lineare ma continua, ok? Poi lì l'approssimazione, tutto il resto è rigoroso. A che serve questo? Ripeto, serve a poter fare dei ragionamenti carta e penna di pre-progettazione, poi uno in generale fa, come dire, un abbozzo del circuito basato su questi ragionamenti e poi fa una verifica facendo una simulazione numerica in cui hai i numeri esatti. Ok? Però è una cosa abbastanza frequente. Recentemente, devo dire, è frequente anche il caso in cui uno faccia tutto più o meno col calcolatore, quindi non salti questo passo qui, più o meno lo fa, oppure faccia questo ragionamento qui, ma a livello molto intuitivo, senza veramente fare tutti i calcoli a mano. Però in qualche forma va fatto, perché sennò, diciamo, il calcolatore da solo non è che fa niente, ecco. Ok, allora proviamo a fare un piccolo esercizio, proprio per fissare le idee, non peraltro, proprio numericamente, proviamo a mettere due numeri su questo concetto. Prendo lo stesso circuito, facciamo tra 10 minuti, è una pausa, adesso finiamo questo così il discorso lo completiamo. R, I è la corrente nel diodo che è anche la corrente in maglia, questo è VS, questa qui sarà VD. Allora immaginiamo che VS sia una tensione continua di 3 volt e che R sia una resistenza da 1 kΩ. Allora dobbiamo definire la caratteristica del diodo. La caratteristica del diodo linearizzata a tratti è determinata da due parametri, giusto? Ci serve sapere quant'è la V gamma e l'altro parametro è la RD. Quindi prendiamo i dati del problema. V gamma uguale 0,6 volt, RD uguale 50 ohm. Allora, adesso seguiamo un po' il ragionamento che abbiamo fatto prima. Facciamo un'ipotesi e poi andiamo a verificare. Allora, ora facciamo per esercizio, tanto è giusto per capire. Proviamo a fare l'ipotesi sbagliata prima. Si capisce, no? Con un po' d'occhio si capisce che siccome può essere positivo, spinge la corrente in direzione positiva in cui può passare la corrente, no? Perché la corrente, il diodo passa
soltanto nel senso della freccia, che okay, quindi VS spinge proprio in quella direzione, quindi passerà. Però supponiamo di non averlo notato e di fare la prima ipotesi che dice, ok, supponiamo che siamo nel tratto 1, quindi questo qua, in cui I sia uguale a 0. Allora supponiamo che siamo nel tratto, ipotesi, V minore di V gamma e quindi I uguale a 0. Va bene? A questo punto se I è uguale a 0 abbiamo già risolto l'equazione alla maglia. La tensione di uscita sulla resistenza R è uguale a 0. Non passa corrente, quindi la caduta sulla resistenza è 0. E quindi possiamo calcolare quanto è VD. VD, ora dobbiamo verificare. VD è uguale... scusate, andiamo per... Voglio sottolineare questa cosa. Ho fatto l'ipotesi, in base all'ipotesi ho risolto il circuito. Il circuito com'è fatto con quell'ipotesi? Vabbè, lo faccio. Questo è VS. Il diodo con quell'ipotesi lo sostituisco con un circuito aperto. Qua ho la resistenza. Quindi questo è il circuito linearizzato. Va bene? In questo circuito linearizzato la soluzione è facile. I uguale a 0, V uguale a 0. D'accordo? Adesso devo fare la verifica dell'ipotesi e per verificare l'ipotesi devo calcolare la tensione a capi del diodo. La tensione a capi del diodo mi viene VD uguale a VS meno V. Giusto? VS è uguale a 3, V è uguale a 0, la differenza fa 3 volt. E quindi l'ipotesi non è verificata. Okay. Scriviamolo per esteso, non verificata. Ipotesi non verificata. Ok, giusto per capire il procedimento, anche se è banale la cosa, ma insomma... Allora, facciamo l'altra ipotesi. VD maggiore di V gamma. Allora, in quel caso lì vale la relazione di prima, rappresentiamola direttamente nel circuito. Abbiamo detto che quindi il diodo deve essere sostituito da una resistenza e una batteria in serie. Batteria di valore V gamma, la resistenza di valore RD. Questo qui è VD. Allora, io posso ricavare I. I è uguale a VS meno V gamma diviso RD più R. VS meno V gamma diviso RD più R. E fa 3 meno 0,6 fa 2,4 diviso 1050 fa 2,4. milliampere. Questa è la corrente. VD, posso calcolarla adesso, VD è questa, quindi è V gamma più RD per I. V gamma più RD per I. Beh, anche se non faccio il calcolo preciso, siccome I è positivo, è chiaro che VD è maggiore di V gamma. No? Quindi a questo punto l'ipotesi è verificata. Ok? Quindi questo è il modello linearizzato per i grandi segnali, di solito si chiama
Questa è la caratteristica linearizzata, questo è il modello linearizzato per i grandi segnali, questo si chiama anche circuito equivalente per i grandi segnali. D'accordo? Quindi questo tratto si chiama anche circuito equivalente per i grandi segnali. Ripeto, non è nient'altro che l'espressione grafica di ciascun tratto lineare. Ok?